castello di Andrazza è sicuramente un simbolo di quella che è stata la storia millenaria della nostra comunità Fodoma, dell'appartenenza secolare al principe vescovo di Bressanone e quindi alla nostra cultura ladina di Fodoma. Simbolo per eccellenza della comunità Fodoma, il castello di Andrazza continua ad essere uno degli elementi di spicco assieme alle possibilità offerte dagli impianti a fune attorno ai quali ruota il turismo di Livinallongo del Col di Lana, territorio nell'Alto Agordino immerso nel suggestivo paesaggio delle Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO. Nonostante le difficoltà della pandemia, oltre 5.000 sono stati i visitatori che nella scorsa estate hanno fatto visita all'antico fortizio, facendo idealmente un tuffo nel passato per riscoprirne l'incanto. L'anno in corso promette al pubblico altrettante sorprese. Sono esattamente 10 anni dalla prima volta che è stato aperto al pubblico, quindi nel 2022 avremo un ricco calendario di manifestazioni culturali proprio per la valorizzazione del castello e per la valorizzazione della nostra cultura e identità. Una realtà destinata ad arricchirsi ulteriormente. A Castello stiamo ultimando una struttura molto importante per l'Andraz Museum, che è il recupero di una malga che stiamo trasformando in struttura ricettiva, quindi 8 camere, ristorante, bar e il centro visiti del castello di Andrazza. Un recupero che dopo molto tempo è destinato a venire alla luce. Stiamo andando avanti ormai da quasi 6 anni e spero veramente che quest'anno si chiudano i lavori per poter consegnare alla collettività, ma anche a chi gestisce il museo, una struttura veramente funzionale.